Nelle Murge occidentali, poco distante da Andria, sorge una meraviglia dell'architettura gotico-normanna, risalente al 1240, anno della sua costruzione. A erigere sul cucuzzolo la fortezza chiamata Castel del Monte fu Federico II di Svevia, imperatore del Sacro Romano Impero e re di Sicilia. Rimasta intatta nei secoli, il regista Matteo Garrone ci ha girato il film Il racconto dei racconti. È meta di turisti pronti a stupirsi trovandosi di fronte non solo alla grande bellezza, ma anche a misteri esoterici a lungo studiati ma irrisolti. Nessuno ha dato una risposta definitiva sulle ragioni della singolare pianta ottagonale del Castel del Monte, con 8 torri a ciascun angolo e 8 stanze che si moltiplicano e si rincorrono all'interno. È il simbolo della corona di Federico II? O rappresenta un percorso ultraterreno verso la conoscenza? Forse il numero 8 potrebbe essere la chiave del mistero. Per la mente scaramantica di alcuni abitanti di Barletta, Andria e Trani, il numero 8 rappresenta un efferato omicidio avvenuto nella cittadina, ad agosto, l'ottavo mese dell'anno, la cui vittima era una bambina, Graziella Mansi, di soli 8 anni. Fu un fatto così atroce, dai contorni così crudeli, che scosse l'intera opinione pubblica italiana. Era il 19 agosto del 2000. E nel borgo di Castel del Monte cominciava a fare sera. Al banchetto di noccioline e frutti secchi gestito dalla famiglia Mansi, il nonno, oltre a servire i clienti, controllava anche la nipotina Graziella, che giocava lì vicino. Una bambina vivace che aiutava l'anziano ed era l'attrazione del banchetto. Era diventata la piccola mascotte delle bancarelle. Un ragazzo di 20 anni, Pasquale Tortora, che faceva il parcheggiatore abusivo vicino al banchetto, la osservava da tempo con interesse, al punto che gli amici dicevano che ne fosse innamorato, anche se lui affermava il contrario. Verso le 19 di quella sera, Graziella disse al nonno che andava a riempire il secchio d'acqua alla fontanella vicina. Lo faceva spesso e si diresse verso la fontana. Passarono circa 10 minuti e, stranamente, Graziella non tornò. Ne trascorsero altri 10 e della bambina non c'era traccia. Il nonno si preoccupò. Forse si era fatta male e aveva bisogno d'aiuto. Ben presto, anche i suoi genitori si misero a cercarla. Il tempo passava e Graziella era scomparsa. Furono avvisati i carabinieri. La gente si raccolse per cercarla nei boschi vicini. Passarono le ore, ma la ricerca non ebbe successo. Il tempo stringeva. Più le ore passavano e meno c'era la speranza di ritrovare la bambina scomparsa. A bordo dell'elicottero con il quale perlustravano la zona, i carabinieri videro un filo di fumo nelle sterpaglie seminascoste nel bosco. Lo segnalarono e poco dopo un urlo straziante indicò che la disperata ricerca di Graziella era terminata, nel modo più orribile. Su una minuscola brace giaceva il corpicino della bambina consumato dal fuoco. Il sospetto, confermato dall'autopsia che rivelò una ferita vaginale, era che l'assassino avesse tentato di violentarla. Ma non solo. Graziella era stata torturata prima che, ancora in vita, fosse data alle fiamme. Quale bestia sarebbe abbastanza crudele da commettere un crimine così orribile? I carabinieri, col padre di Graziella, mostrarono una foto della bimba ad eventuali testimoni, cercando prove concrete. Pasquale Tortora, il parcheggiatore abusivo vicino al banchetto dei Mansi, disse di aver visto la bambina allontanarsi con 2 uomini. Non era convincente e venne portato in caserma. Tortora non solo era incoerente, ma aveva la maglietta sporca di fuliggine e graffi sul viso, segni che mostravano una recente permanenza vicino al fuoco e una possibile ferita di difesa da parte della piccola vittima. Tortora non aveva precedenti di pedofilia, ma soffriva di depressione. Dopo la conferma del pubblico ministero Francesco Bretone, i carabinieri lo sottoposero a fermo. Messo alle strette, Pasquale Tortora diede la sua versione, seppur lacunosa e contraddittoria. Confessò di aver attirato la piccola Graziella Mansi dicendole che le avrebbe mostrato un cucciolo bellissimo. Tuttavia, una volta nel bosco, Pasquale Tortora rivelò che era stato raggiunto da altri 4 ragazzi di Andria, tutti tra i 19 e i 25 anni.
nulla facenti, annoiati, hanno pensato di giocare con il fuoco. Si chiamavano Michele Zagaria, Giuseppe Di Bari, Vincenzo Coratella e Domenico Margiotta. Uno di loro avrebbe poi spiegato la situazione alle autorità competenti. La piccola Graziella si era spaventata, aveva paura, e questo li faceva divertire. Si può immaginare quanta sofferenza veniva inflitta a una creatura innocente terrorizzata da tanti uomini adulti senza pietà. Poi raccolsero delle foglie secche e attizzarono un fuoco. A questo punto, Tortora confessò di averla tenuta ferma con il piede mentre si dibatteva, ma non c'erano segni di bruciatura sull'arto. Si è poi verificata la violenza o il tentativo di stupro da parte di Tortora e, mentre era ancora cosciente, Graziella fu data alle fiamme. La madre svenne quando scoprì la modalità dell'omicidio. L'accusa nei confronti del Branco fu di rapimento, abusi su minore e omicidio premeditato. Pasquale Tortora venne giudicato con rito abbreviato e condannato a 30 anni. I restanti quattro giovani sono stati condannati all'ergastolo, confermato poi in Cassazione. Uno di loro, Vincenzo Coratella, a 27 anni nel 2018, si è impiccato in carcere. Ha lasciato diverse lettere, anche alla madre, dicendo che non ce la faceva più e che era innocente. Contrariamente alla verità processuale, l'avvocato della difesa ha cercato di riaprire il caso, lottando per dimostrare l'innocenza degli assistiti condannati all'ergastolo.